Io credo che noi abbiamo, se ci paragoniamo ai politici di oggi, penso che noi di Italia Viva abbiamo tutte le nostre carte da giocare, ma con la stessa onestà intellettuale, e dico che pensando a dei personaggi del passato, rispetto ai politici di oggi, e io sono un politico di oggi, loro sono dei giganti. Allora, mi riferisco a Craxi, a Moro, a De Gasperi. In un altro modo. Cioè, c'è una... il suo pantheon, lei, Craxi? No, perché io vengo da una cultura che ha sempre visto Craxi come un avversario. Le dico, conoscendo di più la sua storia, che Craxi deve stare comunque a un posto incredibile nella storia del paese. E le dico perché e come. Uno, aveva capito prima degli altri come l'Europa rischiava la sconfitta. Craxi nel luglio del 92, tutti parlano del discorso sul finanziamento ai partiti, ma è l'unico che dice occhio che con i criteri di Maastricht ci consegniamo alla tecnocrazia, e dice nel 92 se diamo potere a questa Europa, dice Craxi, io l'ho scoperto rileggendolo, non lo sapevo, ammetto l'ignoranza, Craxi dice avremo flussi di immigrazione incontrollata. Abbiamo pochissimo tempo, lei l'ha Craxi, citato quindi, in Parlamento per lo scontro politica e magistratura. Rispetto ai politici di oggi, io che non vengo dalla cultura politica di Craxi, dico che Craxi era un gigante rispetto ai politici di oggi.